Molto partecipato l'incontro pubblico di questa mattina al foyer del sociale per la presentazione dei quattro candidati mantovani per il terzo polo alle regionali. In appoggio a Letizia Moratti ci saranno Fabio Madella, Claudia Pavarini, Luca Malavasi e Francesca Pistoni, che hanno posto l'accento sulle priorità in caso di elezione. Infrastrutture, sanità, lavoro e welfare, i temi principali per la formazione centrista, che ha portato in città, oltre al presidente Carlo Calenda, altre due personalità di grande rilievo, come la vicepresidente di Azione Italia Viva, la mantovana Elena Bonetti, e la vice segretaria di Azione, Maria Stella Gelmini. Proprio quest'ultima ha posto l'accento sulla questione infrastrutturale. Sicuramente Letizia Moratti ha chiaro questa necessità, la necessità di una Lombardia policentrica, di un'attenzione non solo al comune e alla provincia, provincia di Milano, ma tutte le province lombarde, compresa Mantova. E quindi nel programma di Letizia Moratti l'attenzione alle infrastrutture è al primo posto, perché senza infrastrutture si rischia appunto di procedere a due velocità. Questo territorio ha pagato un prezzo molto elevato per il terremoto, per la lontananza probabilmente da Milano, e questa situazione deve finire. L'approccio del terzo polo di Azione, di Carlo Calenda, di Letizia Moratti alla Lombardia è un approccio policentrico, e quindi per questa provincia sicuramente le infrastrutture sono la vera emergenza. Bonetti, ex ministro della famiglia, ha invece promesso di poter calare a livello regionale il Family Act. La riforma del Family Act ha rappresentato una svolta storica per il nostro paese. L'assegno unico universale, sono i 20 miliardi di euro che abbiamo messo noi con il governo Draghi, stanno già dando risultati. Adesso serve però andare avanti, e sì, serve che il Family Act venga attuato dall'attuale governo di destra, che si è riempito tanto le parole di famiglia ma che di fatto adesso non sta corrispondendo a questa riforma. Per esempio, il Family Act prevede che ci siano risorse stanziate per i comuni. Io le ho messe per organizzare i centri estivi in tutti i piccoli comuni della provincia, del nostro territorio sono arrivati questi soldi. Alcuni comuni hanno ottenuto anche importanti finanziamenti per progetti educativi, penso ad Asola, penso a Ceresara, partecipando a dei bandi pubblici. Ecco, questo è quello che si deve continuare a fare, che il Family Act prevede che si faccia. Purtroppo questa risposta sembra essere bloccata dal governo, ma noi candidandoci a governare questa regione faremo in modo che in questa regione invece questa riforma venga pienamente attuata.